またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで君と手を繋いで恋人だったり友達でいたいから、おはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。Ce l'hai fatta, Gon, vero? Anche tu, vero? È stato un gioco da ragazzi. Tu, invece? Ecco... Ah, dalla tua reazione intuisco che hai preso le targhette dei primi tre che ti sono capitati sotto mano. Beh, non ci trovo nulla da ridire. Dopotutto avevi come bersaglio Hisoka. Per sopravvivergli non basterebbe avere 10 vite. Ecco. Tu sei riuscita a rubare la targhetta a Hisoka! Beh, sì, per rubargliela gliel'ho rubata, però... Fantastico, non posso crederci! Impossessarsi della targhetta di Hisoka, ti rendi conto? Su, confessa, che magia hai usato? Ecco, in realtà, la targhetta mi è stata data. Eh? Ti è stata data? Fa come se non l'avessi detto. Scusa, ma non capisco. Se non hai voglia di dirmelo, allora prometto di non insistere, però... No, non si tratta di questo, credimi. Beh, qualunque cosa sia successa, conta la promozione. Visto che siamo riusciti ad arrivare fin qui, mettiamocela tutta fino alla fine. Che si concluda ridendo o piangendo, è pur sempre l'ultima prova d'esame. Sì. Ehi, voi due. I partecipanti devono riunirsi nella sala principale. Ci spiegheranno come si svolgerà l'ultima prova. Andiamo, Killua. Chissà cosa dovremo fare. Non ehi, sto nella ehi, pelle. Aspetta, Migon! Avete svolto tutti un ottimo lavoro. Qui riunite ci sono le 9 persone che hanno superato la 4ª prova d'esame. Mai avrei immaginato che 6 di queste sarebbero state dei novellini. Quello di quest'anno è stato un buon raccolto. La percentuale di nuovi arrivati promossi è di 1 ogni 3 anni. Tuttavia è una cosa che si ripete ciclicamente. Quando per alcuni anni di seguito non vi sono promossi tra i partecipanti, c'è un anno in cui si presentano tanti giovani promettenti, come in questo caso. Quindi siamo noi questi giovani promettenti di cui parla? Non fartene un vanto. Vorrei ricordarti che noi non siamo ancora stati promossi. Quanto sei pessimista. Essere arrivati qui è praticamente come essere promossi. Infatti ormai rimane da affrontare soltanto l'ultima prova d'esame. Se riuscissimo a superarla, diventeremo compagni dei nostri stessi esaminatori come nuovi Hunter. Non ho ragione, signor presidente. Tu sei un ninja che ama parlare molto, vero? L'ultima prova d'esame si terrà fra 3 giorni in un hotel gestito dal comitato, affittato per l'evento. Nel frattempo riposate e recuperate le energie di cui avrete bisogno. Una domanda, in che cosa consisterà questa prova d'esame? Segreto. Che cosa? Dovrai aspettare per saperlo. La prima volta che siamo saliti qui sopra eravamo stretti come sardine. Ma ora con sole 9 persone a bordo il dirigibile sembra deserto. Non so a voi, però le parole del nonnetto mi lasciano un po' da pensare. Vorrei proprio sapere che cosa intende farci fare. Ora come ora preoccuparsi di questo mi sembra inutile. Uffa, quanto sei noioso, Kurapika. Perché non cerchi di essere più incoraggiante? Qui siamo tutti tesissimi. È davvero così? Inoltre, ci accomuna il fatto di essere sopravvissuti fin qui. Tutti noi vorremmo passare quest'esame insieme, no? Detto da te. Cosa?
Nella torre trabocchetto hai affermato che eri disposto a buttar fuori a calcio i tuoi compagni pur di passare l'esame. Il passato è passato, il presente è il presente. Mettersi a discutere tra nuovi arrivati non servirà un bel niente. Non sarebbe meglio chiedere consiglio a chi ha più esperienza di noi? Sì, hai ragione. È vero, approvo. Non guardate me, 3 anni fa sono stato eliminato nella 4ª prova d'esame. È la prima volta che mi sono classificato per l'ultima selezione. Che devo sentire? Non si può contare su di te. Ma che vuoi? Per quanto riguarda lei, per caso lei è in grado di dirci qualcosa in merito alla 4ª prova d'esame? Sì, Bodoro, possiamo contare solo su di te. Tu devi per forza saperne qualcosa, l'esperienza è ciò che vale più di tutto. L'anno scorso mi hanno bocciato nella prima prova. Come non detto? Ciononostante, posso facilmente dedurre in cosa consisterà l'ultima. Ma niente inutili supposizioni. Ascolta invece, pensando alle precedenti prove d'esame, ciò su cui verterà quella finale è ovvio. Nella prima sono state messe in gioco le nostre capacità fisiche. Abbiamo dovuto dimostrare di avere la forza e la resistenza per poter diventare degli Hunter. La seconda era un test di perspicacia. Dovendo cucinare un maiale arrosto, abbiamo dovuto usare la nostra arguzia per scoprire il punto debole di un esemplare molto evoluto. Nel caso del sushi, hanno misurato le nostre capacità deduttive. Dovevamo intuire che tipo di pietanza cucinare dalle parole dell'esaminatore. E la terza prova d'esame? Per quanto riguarda la torre trabocchetto, è senz'altro vero che i percorsi da seguire erano molto diversi tra loro. Ma fondamentalmente lo scopo era mettere alla prova la nostra forza d'animo. In effetti, avendo un tempo limite di 72 ore da rispettare, ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione psicologicamente difficile. Sull'isola corazzata hanno voluto misurare la nostra capacità di collaborazione. La 4ª prova, e non ci sarebbe bisogno di dirlo, era la sintesi di tutte quelle precedenti. Adesso basta con le spiegazioni. Dici a che conclusione sei arrivato. Che cosa ci aspetta in questa prova? Non capite. La risposta è una sola. C'è qualcosa in cui finora non ci siamo ancora dovuti misurare. Che cosa? Di che si tratta, vecchio? In che tipo di prova dobbiamo ancora misurarci? Una verifica di tutte le nozioni di cui un Hunter deve essere a conoscenza. Sto parlando di un test scritto! Siamo arrivati fin qui per fare un test scritto. D'altronde è vero che in determinate circostanze alcuni campi di studio, quali la storia e le scienze biologiche, si rendono necessari al lavoro di un Hunter. Non di meno, in un esame è richiesta sia la pratica che la teoria, due elementi imprescindibili. Tutto questo è terribile. Mai avrei immaginato che il peggio sarebbe arrivato proprio alla fine. Questa non ci voleva, ormai è da una vita che io non studio. Ah, ma certo! Se non sbaglio, su questo dirigibile c'è una biblioteca. Bene, forza, andiamo! Meno male! E pensare che l'ho detto tanto per dire, senza avere la benché minima prova. Beh, poco male. Che sollievo. Che cosa fai? Non studi? Ora come ora, anche se mi mettessi a studiare, non credo servirebbe. E poi non sono bravo a usare la testa. Ognuno ha le proprie attitudini. Sai, anche Killua è nel loggia a bere un tè. Davvero? Gon. Mi dici cos'è successo durante la 4ª prova d'esame? Quando ci siamo ritrovati sull'isola Zebil avevi un comportamento strano. Questo mi ha fatto preoccupare. Il mio bersaglio era Hisoka. Capisco. Noi siamo stati fortunati. Cogliendolo in un momento in cui era vulnerabile, gli ho rubato la targhetta. Purtroppo però qualcuno mi stava seguendo. E così mi sono fatto prendere la targhetta. Hisoka mi ha raggiunto subito. Aveva recuperato la sua e la mia targhetta. Ma a dispetto di ogni mia previsione, le ha lasciate di proposito accanto a me. Mi ha detto di considerarlo un favore e che un giorno avrei dovuto ricambiarlo. Quando gli ho risposto che mi rifiutavo, mi ha colpito. E poi... Se riuscirai a colpire il mio viso come ho fatto ora con te, mi riprenderò la targhetta, ma fino ad allora la affido a te. Provo così tanta rabbia verso me stesso per non aver... attaccato.
Dopodiché, come posso dire, mi facevo veramente pena. Cominciavo a credere che le mie capacità fossero totalmente inutili. Provavo vergogna al pensiero di passare la prova in quel modo. Di conseguenza, desideravo almeno di poter essere d'aiuto a qualcuno. Per questo mi sono messo alla ricerca di voi due. Capisco. Grazie. Adesso che ho parlato con te, mi sento meglio. Se vuoi vendicarti e cancellare la rabbia che provi, diventa un Hunter. Queste parole sono tue, Gon. Sì. Se io e Leorio siamo riusciti ad arrivare fin qui, è merito tuo. Oh. Ti sarò sempre infinitamente grato. Anche io. Vale lo stesso anche per me. Diventiamo degli Hunter insieme. Promesso? Ti ringrazio, Kurapika. Quest'anno i risultati hanno superato le nostre aspettative. Ben 9 partecipanti ammessi all'ultima prova. Da questo qui non me l'aspettavo di certo. Credevo che sarebbe stato bocciato subito. Non è che ce l'hai ancora con lui perché ti ha spiata mentre eri sotto la doccia? Ovviamente sì. E nel caso dovesse passare l'esame, mi occuperò personalmente di farlo a pezzi. Piuttosto, Presidente, che cosa prevede l'ultima prova? Giusto, nemmeno noi sappiamo niente in proposito. Anche se è stato un buon anno per quanto riguarda i novellini, sarà l'ultima prova a decidere chi di loro potrà diventare un Hunter. Già che siamo in argomento, saranno necessari dei preparativi. Preparativi? Ma che intenzioni avrà? Che dire, nemmeno io capisco cosa gli passa per la mente. Prima la tribù dei Sumi conquistò le terre del sud nel 209. Nel 295 unificò i territori centrali sotto l'impero di Palmos. Impossibile, non memorizzerò mai questa roba in 3 giorni. Oldovis. Se continuo così non finirò mai. Che cosa stai facendo? Ma niente, un metodo per ricordare. Che hai fatto? Lo sai quanto tempo mi ci è voluto per preparare quel bigliettino? Se hai tempo da perdere in certe cose, perché non lo sfrutti per studiare seriamente? Se avessi potuto, l'avrei fatto. E questo che cosa sarebbe? Alzati! Vergognati, ci tieni a tal punto ad essere promosso? Vuoi diventare un Hunter anche a costo di barare? Che cosa c'è di male? Io voglio solo mettere le mani sulla licenza di Hunter! Ehi, dove stai andando? Sapete la risposta nella stanza degli esaminatori. Aspetta, non vorrai dire che... Se davvero la prova consiste in un test scritto, deve esistere anche il foglio delle risposte. Cosa? Anche tu vuoi copiare? Per un ninja ogni mezzo è lecito pur di portare a termine la missione che gli è stata affidata. Addio! Aspetta, fermati! Non ti permetterò di tenerti Lasciatemi! Tutto per te! Lasciatemi, hai sentito cappello a forma di escremento! Comunicazione a tutti i partecipanti all'esame. Quando verrà chiamato il vostro numero, siete pregati di presentarvi nella sala degli ospiti. Ditemi di no. L'ultima prova d'esame. Ma è troppo presto. Possibile che il cielo mi abbia abbandonato? Il partecipante col numero 44 è pregato di farsi avanti. Prego, accomodati pure. Non dirmi che questa è la quinta prova d'esame? Ho bisogno di farvi qualche domanda a scopo informativo. Primo, per quale ragione hai deciso di diventare un Hunter? Perché la licenza garantisce molte comodità. Oh, per esempio? Beh, per esempio, in alcuni casi è concesso uccidere senza che ciò sia considerato reato. Accade piuttosto di frequente che a un Blacklist Hunter si chieda di catturare un criminale vivo o morto. Sì, capisco. E tra queste persone, chi ritieni più degna di attenzione? Lui. Anche il 405 non andrebbe ignorato, però la scelta cade su di lui. Mi piacerebbe chiedergli di combattere. E adesso ti farò l'ultima domanda. Chi è tra questi quello contro cui non vorresti combattere? A rigor di logica sarebbe lui, ma se c'è qualcuno contro cui non voglio ancora combattere è sicuramente questo ragazzo. Senza contare che in questo momento la persona che mi piacerebbe affrontare in combattimento sei tu. Sì, grazie per la tua collaborazione. Adesso puoi andare.
davvero astuto il nonnetto. Sembra non essere guardingo, invece mi ha proprio messo a tacere. Su, va! No, no, facci tu! Dai, tocca a te! Insomma, perché devo farlo io? Muoviti. Allora, com'è andata la prova finale? Beh, benissimo, direi. Che cos'è? Di che si tratta? Segreto. Grazie tante. Il partecipante numero 53, per favore. Non sono pronto psicologicamente. Qual è l'avversario che tieni maggiormente d'occhio? Questo qui. Trovo che fra tutti sia il più completo. Chi è la persona contro cui non vorresti combattere? Hisoka. Non sarei mai all'altezza di competere con lui. Mm-hmm. Puoi andare. Scusi, questa non è l'ultima prova d'esame? Eh? Certo che no, è solo un semplice colloquio. Ciò significa che la prova avrà luogo quando saremo arrivati a destinazione. Se passo la notte in bianco potrò fare nuovi bigliettini. Studiare seriamente non rientra mai tra le opzioni, vero? Tenendo d'occhio, forse mi allontanerò un po' da quello che intende lei, ma lui salta agli occhi per forza. Non combatterei mai contro questi due. Come guerriero non posso concepire di battermi con dei bambini. Hisoka è chi mi dà più pensiero per alcune cose accadute. Tra questi tre mi è impossibile scegliere. Senz'altro lui. Ho avuto esperienze su tantissimi campi di battaglia, ma non ho mai visto qualcuno così pericoloso. Per questo motivo, preferirei non battermi con lui. Lui in senso positivo, lui in senso negativo. Se ho una motivazione, io combatto contro chiunque. Se invece non ne ho una, non mi batto con nessuno. Sicuramente, Gon, gli devo moltissimo e desidero che superi questo esame. Sì, è così, non potrei mai combattere contro di lui. Bene, tu sei l'ultimo aspirante. Il motivo per cui vuoi diventare un Hunter? Nessuno, in realtà. L'ho fatto per riempire il tempo libero. E sei riuscito nel tuo proposito? L'esame è piuttosto noioso, ma ammetto che ha riunito delle persone interessanti. Chi è la persona che stai tenendo maggiormente d'occhio? Credo che sia Hisoka. E quella contro cui non vorresti combattere? Lui, forse? Credo che misurarmi con lui non sarebbe divertente. Vorrei che non mentissi. L'ha capito? Terrò conto delle vostre risposte per l'ultima prova d'esame. Se continui a rispondere a caso, potrebbero nascere degli inconvenienti. La persona che più mi lascia pensare è Gon. Ah. A essere sincero, non so spiegarmelo nemmeno io, ma trovo che stare in sua compagnia sia interessante. Quantomeno non mi stufo. Per questo, io non vorrei combattere contro di lui. È un amico? No, non si tratta di questo. Chi lo sa? Beh, non importa. Adesso puoi andare. È così che sei riuscito a rubare la targhetta a Hisoka? Sì, ma subito dopo, siccome avevo alle spalle la persona che mi dava la caccia, mi sono fatto scoprire. Che stupido, non ho ancora capito se sei una persona incredibile o un totale imbranato. Sei cattivo a dirmi che sono un imbranato, mi ferisci. Tu non sei così debole. Non dimenticare che hai affrontato quell'Hisoka ad armi pari. La tua tenacia è una garanzia. Sappi che io ti ho molto rivalutato. A essere sincero, dentro di me tremavo tutto dalla paura. Se ci sono riuscito è grazie al mio allenamento speciale. Allenamento speciale? Esatto. Ehi, quei due vanno proprio d'accordo, eh? Sebbene la prova finale si stia approssimando, non sono minimamente tesi. Sono la tranquillità fatta persona. Tu, Leorio, dovresti prendere esempio da loro. Sta un po' zitto. C'è riuscito. È stato un caso, capito? Ehi, Gon! Alla fine sono più squilibrati di quanto pensassi. Che cosa state facendo, presidente? Decido gli accoppiamenti per la prova finale. Accoppiamenti, ha detto?
Non avrete intenzione di organizzare un torneo? Avete capito bene. Guardate. Presidente, non starete facendo sul serio? Io sono serissimo. I vostri occhi non danno adito a dubbi. Signori partecipanti, dopo una lunga attesa stiamo finalmente per raggiungere il luogo in cui si terrà l'ultima prova d'esame. È arrivato il momento. Sono perfettamente preparato per la prova scritta. Cominciamo pure, sono pronto. Nell'ultima prova vi sfiderete in un torneo uno contro uno. Cosa? Un torneo? Non doveva trattarsi di una prova scritta. Una prova scritta? Scusate, chi ha messo in giro questa diceria? Adesso vi saranno annunciati gli accoppiamenti. Allora, non può essere. Se è così, significa che quest'anno il promosso sarà soltanto uno. Il primo combattimento dell'ultima prova d'esame. Le carte contro le lame gemelle di Kuruta. Si comincia! Il prossimo episodio di Hunter x Hunter si intitola Hisoka, Kurapika, Sussurro. Dopo tocca a me!風の声